come hai fatto a imbrogliare all'esame d'avvocato in Louisiana? Non ho imbrogliato. Ho studiato per 2 settimane e ho superato l'esame. Ti ho messo 4 anni per organizzare la tua liberazione. Ho dovuto convincere i miei capi all'FBI e il procuratore generale che non saresti scappato. Perché lo hai fatto? Sei solo un ragazzo. Sì, ma non sono tuo figlio. Avevi detto che saresti andato a Chicago. Mia figlia non può vedermi questo fine settimana, va a sciare. Hai detto che aveva 4 anni, stai mentendo. Aveva 4 anni quando me ne sono andato, ora ne ha 15. Mia moglie si è risposata 11 anni fa. Vedo Grace una volta ogni tanto. Io non capisco. Ma certo che capisci. A volte è più facile vivere nella menzogna. Ti lascerò volare stasera, Frank. Non proverò neanche a fermarti, perché so che lunedì sarai al lavoro. Ah sì? E come fai a saperlo? Guarda, Frank, nessuno ti dà la caccia. American Airlines, volo 131, in partenza per Pittsburgh. Passeggeri sono attesi per l'imbarco immediato, uscita a Puoi passare? Sto preparando il suo sito. Sì, me ne occupo io. Alice, porta questa ragazza. Alice, non si è ancora fatto vivo? No, non ancora. Sì, esatto. Sì, quello che ho mi serve a poco, dovete... Perfetto. Buongiorno. Ho convocato questa riunione per parlare di un nuovo tipo di falso e contraffazione in cui il truffatore lava e altera segni per poi distribuirli in tutta l'Arizona. Questo soggetto è un pesce grosso. Emette assegni anche con 5 zeri. Scusate il ritardo. Scusate. C'è un assegno ritornato sulla scrivania dell'agente Ryder. Spostiamoci nella sala operativa. Ci sono impronte su ogni riga. Pare che la cifra vera fosse $60. Posso dare un'occhiata io? È stato cambiato a Flagstaff una settimana fa. La banca ci ha rimesso $16.000. È un assegno vero? Sì. Sì, è stato lavato. La sola cosa originale è la firma. Sì, ma è perfetto, Carlo. Insomma, qui non si tratta di cloridrato o candeggina. No, è una cosa nuova. Potrebbe essere un solvente per unghie, l'acetone, che rimuove l'inchiostro non stampato. Come hai fatto, Frank? Come hai fatto a imbrogliare all'esame d'avvocato in Louisiana? Non ho imbrogliato. Ho studiato per 2 settimane e ho superato l'esame. È la verità, Frank? È la verità? Scommetto che questo tipo ruba gli assegni dalle cassette della posta. Cancella i nomi originali e ci mette il proprio. Thank you.